Oggi Libertà compie 134 anni. Il giornale dei piacentini fu infatti fondato da Ernesto Prati il 27 gennaio 1883. Il compleanno è sempre un momento in cui si radunano un po' le idee, si pensa che cosa si è fatto nel vicino passato e nello stesso tempo però ti viene anche voglia di ricordare tutte le cose, gli anni passati e quindi è sempre un po' di nostalgia del passato, però anche il piacere di godere del presente, di godere del fatto che Libertà arriva ai suoi 134 anni, è un giornale che penso tutte Piacenza conosca e tutti i dintorni di Piacenza e la provincia conoscano perfettamente perché è l'unico organo di informazione che arriva e che cerca capillarmente proprio di cogliere l'attualità, le notizie di tutti i paesi, di tutte le frazioni. Nell'inserto in edicola oggi c'è anche un annuncio speciale. Il 15 febbraio debutterà la nuova veste grafica tanto per il quotidiano Libertà quanto per il sito www.liberta.it. Un nuovo salto nel futuro per Editoriale Libertà, una sfida ambiziosa che la presidente Ronconi ha voluto lanciare nel nome della figlia Enrica Prati, prematuramente scomparsa. Abbiamo l'occasione per rivedere quello che abbiamo fatto e per pensare anche al futuro, perché poi sono i momenti in cui dici fino ad oggi abbiamo fatto così, però cosa potremmo fare? E quest'anno sarà un anno di svolta, il 2017 sarà un anno di grande svolta perché vogliamo cercare di ritornare ad essere il giornale di tutti. Oggi siamo un po' il giornale di persone che ci hanno sempre comprato, invece vogliamo andare incontro a tutti, ai ragazzi, ai giovani che ci seguono già col web, con Libertà Online, però vogliamo anche che arrivino alla carta stampata, perché la carta stampata ha sempre il suo fascino, l'approfondimento fa piacere, anche qui o anche oggi adesso leggendo tutte le storie anche di un po' di anni fa, è un piacere rivedere dei volti che abbiamo visto, vedo qui Agosti, Bacialli, insomma è bello sfogliare e leggere anche le cose del passato, però bisogna sempre guardare al futuro, ecco qui dice Enrica un'idea di futuro, Enrica era una che guardava al futuro, dovrebbe essere qui ancora a traguardare il suo futuro e invece ci siamo noi e dobbiamo farlo noi. Solide radici per una grande forza che arriva da 134 anni di storia, ma con uno sguardo ancora più attento alle nuove generazioni. È un posto meraviglioso, il giornale ti dà veramente la vita tutti i giorni, perché tutti i giorni vivi le notizie, vivi tutto quello che succede intorno a te, quindi è veramente vivificante. Vivere dentro in un giornale ti dà il ritmo della vita e anche vedere poi, come al solito abbiamo fatto, vedo nell'inserto centrale, c'è una bellissima fotografia che farò vedere, che però spero che la vedano proprio de viso tutti i nostri lettori, una bella fotografia con tutto il nostro gruppo e come al solito la Libertà, gran formato, quando una volta erano veramente il giornale formato lenzuolo. Bello, no, è molto bello, è piacevole anche da leggere, spero che i nostri lettori lo apprezzino e come dico, questo è sempre un giornale altamente valido, però anche noi vogliamo andare incontro a una nuova idea anche grafica del giornale, un'idea meno di inchiostro e più di digitale, diciamo, anche se sarà stampata. Diciamo che anche libertà.it e anche il giornale online ha la sua valenza, incominciamo ad avere molti abbonati e questo mi fa solo piacere, penso che avere un giornale che come già adesso è anche digitale vada incontro alle nuove generazioni, sia meno tempo per leggere e bisogna cercare di fare un giornale sempre più vivace. Libertà cambierà nella grafica, ma non nella serietà e nell'affidabilità che l'hanno accompagnata lungo tre secoli differenti, come sottolinea il vicepresidente del gruppo Alessandro Miglioli. Una volta si diceva c'è scritto sul giornale e dire c'è scritto sul giornale equivaleva a sostenere che la notizia era certa, ufficiale e certificata.
Io credo che sia ancora così, e il compito di Libertà è proprio quello di rappresentare un'autorevole fonte di informazione e non semplicemente il chiacchiericcio che spesso e volentieri fa parte del web e aiuta poco alla comprensione. Quando nel fare gli auguri di Natale dell'anno scorso, parlo del 2015, la Presidente parlò a tutti i dipendenti di Libertà, disse: è ora di osare, cerchiamo di fare qualche cosa di nuovo, io sono con voi e sono pronta a investire e a metterci tutta la mia energia, anche quella economica, per fare cose nuove. Abbiate coraggio e andiamo avanti. Ed è stato un invito che ha avuto successo. È stato realizzato un giornale nuovo che il 15 di febbraio uscirà, un nuovo sito internet altrettanto bello. Saranno entrambi molto più ordinati, molto più affettuosi, molto più leggibili, più colorati.